Gomagna. Sugheto con le sepe. Senza bavarioli. E adesso go la camisa piena de macete. Un saluto del vostro Luca Massi, Tiete Caffè Corretto, per una nuova imperdibile rassegna stampa. Chissà quanti di voi in questo momento si stanno chiedendo: ma com'è Luca Massi nella vita privata? Ma che domande sono? Ma saranno affari miei? Bon boy, andiamo oltre che mi nervosisco, guarda. Bon, allora Sdenco, siamo pronti. Ma se è il porco qua? No, sì, del porco, se la stalla con tutti i porchi qua. Ma va, per cui era sto dorno? No, quel è nono. Ok. Quel è nono. Questo aroma che lui si mette, no? E il gasto profumo che si è gaffato mia nonna, che è l'essenza di tacchino. Se è una roba, c'è questo tacchino, lo frantuma, lo masina, lo marzissi, e dopo fa il profumo che è proprio il din di oro. Se è una roba. Bello. Di una bellezza, dei brividi, dei brazzi. Boh, noi siamo pronti. Qua. Vado, allora posso dire sì. Tutto quanto. Via. Questo che ha preparato il mio ufficio stampa, che ha preparato, adesso vado a leggere. Eccoci pronti per questo tutorial, caro Morgan. Ciao amici, benvenuti a casa mia. Siete contenti di essere a casa mia? È una cosa molto bella essere a casa mia. È una casa molto artistica, io sono un artista. Tu sei un artista? Sì, lo però... Lo sai che in questa casa è stato fatto anche il video di una canzone di Ligabue? No, non lo sapevo. Bollente, la scorsa era settimana. Qua. Era qui. Sono venuti a casa mia, è la casa delle canzoncine, lo sai? Perché qui si fa la musica, si respira arte. E oltre all'arte oggi facciamo un tutorial. Dico musicale, eh? No, è un tutorial diverso. Innanzitutto voglio fare il bravo ospite. Posso offrirti qualcosa? Va bene, grazie. Vuoi una tisana di salvia, basilico e antinfiammatorio? No, vabbè, mi fermavo prima, va bene, grazie, non fa niente. E adesso passiamo dagli TA alla cronaca nera. La signora Gisella, di anni 87 ma sportiva, abitante in via della Zonta, si è svegliata stamattina con il consueto ottimismo ed è scesa per andare a comprare due etti di radicchio primo taglio nel suo botteghino di riferimento. Mentre passava le strisce pedonali è arrivata una Fiat tipo grigia ad un'andatura sostenuta, che però si è fermata in tempo. Incidente sfiorato, ma il dramma continua. Il radicchio primo taglio del botteghino era finito. Scatta la denuncia, le piccole coincidenze della vita. Se solo la Fiat Tipo non si fosse fermata in tempo, la signora Gisella non avrebbe mai avuto la delusione del radicchio finito. Vuoi un tè al kerosene su poste? No, grazie. Va bene. Sto benissimo. Allora andiamo avanti. Andiamo. Esatto, sì, come costruire? Questo tutorial si chiama come costruire una bambolina voodoo di Bugo. Basta con sto Bugo, ma che bambolina? Sai quanti italiani mi hanno chiesto come costruire una bambolina voodoo? Ma non è vero, Bugo. Ma come la gente? Ora, amici che volete costruire la bambolina voodoo di Bugo, dovete fare questo: prendere una bambolina economica. Ma non che somiglia neanche un poco a Bugo. Non c'entra, poi diventerà Bugo, pagata pochissimo, 6,90 euro. La bambolina deve essere necessariamente stonatissima e priva di carisma. Guardate, non ha alcun carisma, non ha un senso di esistere, guardatela. Gavevi anche voi un ospite fisso, sì, a Sambuia, sì, come sì. Noi Achille Lauro? Sì, era mio nonno, che no, non no, sapevamo fisso. Come spostarlo, perché si è in coma vegetativo dall'88. Sì. E allora, in realtà si è già morto, però lo teniamo là per pensione. Allora, questa cosa è molto bella con nonno, ospite fisso. A fisso, fermo. Fisso. E adesso, chi deve pagare? L'autista o il botteghè? Costituzione amichevole? A risolvere la questione, un copo che causa boa colpisce sulla testa la simpatica Gisella, che dimentica la caduta e risolve il problema dei suoi pasti per i prossimi 2 mesi, che passerà in ospedale maggiore. Tutto è bene, quel che finisce bene. Si muove perché è totalmente rincoglionita.
Allora, Morgan, per piacere, non potremmo fare un tutorial di una roba malvagia? Di una bambolina. Andiamo con il tutorial della bambolina voodoo di buco. Ma io non lo metto in è onda. È bello avere una bambolina voodoo di buco. Quello che sai, somiglia, neanche ti un po'. Ti puoi divertire tantissimo. Prendi la bambolina voodoo di buco, una bambolina qualsiasi inutile, prendi delle forbicine, poi prendi degli occhialini stupidi da buco, prendi anche del rimmel per dipingere i capelli. Se non la trovi, del color grigio topo di buco. Cari amici, uno saluto da Zdenko, direttore di Casinò Las Vegas di Buie, sponsor ufficiale dei Macete, disemo queste robe. Questa sera sono un poco preoccupato perché mi sono accorto che mio figlio Iosco ha la malattia del zogo. Non se tanto per il fatto che il zoga che mi preoccupo, ma se che sto traditore non zoga nel nostro casinò e spendi soldi invece in ippodromo clandestino del mio cugino Yanko, il sega fissato delle corse, adesso il vedi solo che cavai se diventa ipovedente. Brividi di brazzi. E adesso il sondaggio del giorno. Ho usato Federica. E già adesso, se mettiamo gli occhialetti giusti, vedi come somiglia? Vedi come diventa subito un buco? No, non c'entra niente, se è bionda con i cavettaglieri a caso. È bionda per ora, però al momento giusto prendiamo un color grigio topo. Grigio topo inutile, come i capelli di buco e tutta la persona. Buco e grigio topo dentro. Lo vedi? Come si ingrigisce e si intoppa? Ogni tanto che davimo una scarica con batteria, perché così la gente vedeva che è spettacolo. Ma ho capito, ma la performance era alla pari di Achille Lauro o... No, no, era un pochettino più bello. Ah, era un pochettino più bello. Dicemo che quando che veniva fuori i rumori era intonai. Notizie internazionali. Vi ho mai detto che ho un cugino che vive a Isola? Sì, sì, è vero. Notizie dell'interno. Nonna Marina dichiara, non è vero, non te ha nessun cugino che vive a Isola, che per oggi sei bella. Svelate le bufale, tutto è bene, quel che finisce bene. Te puoi farmi un caffè? Ho letto tardi e sveglia alle 7. Da Marzullo era Mastella, non corriva mola. Gola cogo ma è, la brioche metto in microonde, 6 minuti o non scalda niente, ti soffia e via magna. Cosa qua nuova, non fa niente, va bene, acqua in piena e savon sui dedi, ma se l'acqua 90 gradi il termostato spacca. Niente va bene, passa tutto prima de sera, con la piastra la sapertera, chissà se costuda. Bollente, bollente, quel dito incandescente, bollente, bollente.
i partecipanti a questo Sambuie, parliamo perché noi a Sanremo abbiamo avuto tantissimi partecipanti molto importanti, alcuni sconosciuti, almeno il 95%, gli altri, diciamo, veramente delle colonne portanti. Ma signori, noi nei anni che avevamo avuto veramente della cosa, di una cosa, di una bellezza, signori, veramente di brividi, di brazzi, abbiamo avuto quel cantante che aveva fatto tanti provini e nessun che ha mai risposto. Stiamo parlando di Teddy Remo, signori. Mi ricordo. E adesso politica, il consigliere comunale Babude di Forza Italia litiga con il sindaco Roberto Di Piazza. Queste le motivazioni. È possibile che dopo tutto questo tempo non riesca ancora a dire il mio cognome e mi chiami sempre Bubuder e a volte anche Yoghe Bubu e una volta Bubusette? Ho una dignità. Sai che ho fatto un pezzo nuovo? Ma dai. Si chiama Venite a prendermi, vuoi sentirlo? Sentiamolo. Venite a prendermi! Sono qui che aspetto! Passiamo di calendario spettacoli. Venerdì serata completamente dedicata ai misteri di Voyager. Ma se è vero che i nipoti di Paperino non va tanto in d'accordo, se è vero che a qui che sta sulle balle qua perché qui pro quo, chi può dirla questa roba? A seguire su mega lenzio schermo fin de homo ad estrado che devi proteggere la roba più preziosa di tutte. Titolo del film è Guardia del Porco. Con la carosa! Il cane demon dell'assessore Lorenzo Giorgi dichiara: ho un debole per il cantante Achille Lauro, che ha dimostrato di essere un artista che lotta per superare le differenze tra esseri viventi. Forse per quelli che ha deciso di cantare come un bassotto di Notolada che sbatti le parti basse sui scalini. Grazie a lui la distanza sociale tra uomo e amichetto a quattro zampe si accorcia. L'assessore Giorgi commenta: non posso dare toto. Eccolo. Ma fa schifo così, non che somiglia a niente. Certo, ma anche Bugo fa schifo. Questo è il motivo. Ora lo sappiamo tutti che Bugo fa schifo e purtroppo non sa cantare. Vuoi cantare, bambolina di Bugo? Ospiti internazionali che ha bevuto qualcosa? Ospiti internazionali è re. È il re della roba del porco, Demetrio Strutos. Una cosa. Ah, wow, Demetrio Strutos. Ospita il chitarrista transessuale, che se è sempre vien casino alla sega se buia, è il Paco de Lucia. Sos, un classico. Quando arrivo al Paco de Lucia, se bel. Notizie da casa Massi per chiudere. Oggi nonna Marina fa pasta con l'olio perché si arrabbiata con me. E scatta la protesta! Morgan, se posso leggermente polemizzare, questa quasi chiace, vabbè, la sesta ricavei che adesso se stiamo avvicinando, ma se truccata e va bene, potremmo mettere che io c'hai, ma sono un po' troppo femminile, cioè se vedi un che... Un po' troppo femminile? Sì, sì. Allora, cari amici, io vi consiglio una grattugia. Andate sul seno della bambolina. Ma no, dai, non voglio neanche vedere. No, dai! E lo grattugiate, nel frattempo pensate a Bugo. Pensate a Bugo dentro di voi, capite? Così si sta già sciogliendo. Oppure la potete passare sul fuoco, che dà quel profumo che ti inebria, è anche divertente. Spazio anche all'internazionalità, che avevamo avuto anche in Sanremo dei cantanti africani, che ha portato un poco della tradizione. Bellissimo. Africana. E chi non ga. Casino la sega di buia, primo ad aver cantanti africani. Noi che avevamo questa cantante, che era la cantante dei diritti umani, ma la faceva tutti i concerti da Drio le Sbare. Una gabbia se faceva, veramente. E la stava dentro così, e si chiamava Miriam Mankeba, una cosa di una bellezza, veramente. C'è anche un bel messaggio. C'era proprio un brivido, sì. Non ti dico, veramente bellissimo. Ed eccola qui, pronta per voi la vostra bambolina voodoo di Vugo, che potete tranquillamente picchiettare, potete tranquillamente prendere per la te, capite? Così vi divertite a casa e intanto Vugo sente un po' di dolore, magari questo dolore lo farà riflettere, lo farà diventare una persona migliore, quindi cerchiamo tutti di far diventare Vugo una persona migliore. Ti piace Vugo? Ti diverti? Sei contento di andare a Sanremo da solo? Macete è un programma evidentemente prodotto da... Le culatte. Mole. Se ciò di Rosini.